Tamara Romero Borella, sono una fighter di MMA, una ex UFC fighter e sono anche un'atleta di Jiu-Jitsu. Mi sono avvicinata nello sport di combattimento 10 anni fa, più o meno, circa. E il primo sport dove mi sono avvicinata è proprio stato il Jiu-Jitsu e dopo con l'MMA. Ho iniziato a Piacenza in una palestra piccola per poi trasferirmi a Brescia dalla palestra del Birdogio di Orso di Stefano Menegre e per l'MMA con il Mixed Martial Pro Team da Gigi e lì è iniziato il mio nuovo mondo di arti marziali. Mi sono avvicinata alle arti marziali per un periodo brutto della mia vita, come tutti comunque lo conoscono. E le arti marziali come Jiu-Jitsu e MMA mi hanno aiutato a ritrovare un po' quella riscossa, quella voglia di rimettermi in gioco a livello sportivo e rimettermi in gioco in primis con me stessa. L'MMA per quanto riguarda magari un po' la voglia di combattere per quello che era successo e per combattere per il mio futuro e Jiu-Jitsu tantissimo per quello che riguarda comunque l'arte e il rispetto su con me stessa e anche verso le altre persone. E non è stato facile, però con l'aiuto del Jiu-Jitsu e del MMA sono la persona che sono adesso. Il ricordo al quale sono molto affezionata è, credo che sia più per il Jiu-Jitsu, per quanto riguarda il mio primo mondiale che ho vinto e per quello che sono riuscita a fare dopo il mio infortunio al ginocchio, dopo l'operazione al ginocchio, dove per riprendere e tornare sul tatami e riprendere a combattere anche di MMA è ben stato il Jiu-Jitsu quello che mi ha rimesso in piedi e l'ho fatto anche con l'aiuto di Formiga perché è rimasto passo a passo di fianco a me. C'è un altro ricordo che mi piace, che comunque mi emoziona sempre, è stato il combattimento di MMA che ho fatto a Fortaleza in Brasile, ma proprio perché tornando dal ginocchio sono riuscita a rimettermi in gioco ancora una volta. Che cosa mi ha dato Jiu-Jitsu? Mi ha dato tanta voglia, tanta pace dentro, perché per me un pochino Jiu-Jitsu è come lo yoga, credo, né? Dico yoga perché comunque tutti lo abbinano a una parte più rilassante e per me questo è il Jiu-Jitsu. Io faccio Jiu-Jitsu se sono stanca, se un giorno no, se ho il giro, è un giorno che può essere bruttissimo e Jiu-Jitsu mi dà proprio pace dentro, indipendentemente dal fatto di competere di Jiu-Jitsu, ma mi dà molto rispetto verso me stessa e anche nel lato femminile, ti dico, Jiu-Jitsu, essendo anche una lotta, mi lascia molto più, trasmette molto più femminilità, per quello... mi piace un sacco anche per quello, comunque essendo una ragazza ti puoi mettere in gioco senza troppe, sai, quei soliti discorsi che uno fanno, no, perché il MMA, il pugno, e ti dico l'MMA, credo che per la donna, il Jiu-Jitsu per la donna sia suave, cioè quando mi piace proprio lo guardo, ci perdo anche delle ore proprio a guardare solo dei video, e abbinandolo adesso come sono una ragazza, abbinandolo a una ragazza, è femminilità pura. Mi attrae dagli sport a combattimento? Bene, io li divido un po' perché l'MMA comunque è diventato il mio lavoro. Io ho iniziato per passione e poi sono riuscita a far diventare la mia passione il mio lavoro. Quello che mi attrae dell'MMA è proprio il combattimento verso te stessi, perché è vero che abbiamo il nostro avversario, però in primis ti confronti con te stessa, un po' per il taglio peso, per il camp, perché comunque non è un camp di so che vado a fare allenamento, ma ci vai indipendentemente se sei stanco, se non sei stanco, se ti fa male o non ti fa male. Ed è un compromesso, è un impegno che c'hai con te stessa di arrivare fino alla fine. E credo che la prima guerra è proprio il taglio del peso, quindi di arrivare comunque all'estremo con te stessa e dopo comunque dentro la gabbia. Questo è quello che mi attrae molto di più, perché se non ci sei tu
ci puoi andare mille volte dentro la gabbia e comunque perderai sempre. Invece se ci sei 100% con te stessa, comunque dentro la gabbia puoi dare spettacolo. Quello che mi attrae invece tanto del jiu-jitsu è questa parte così armoniosa del jiu-jitsu, che può sembrare a livello anche tecnico, a livello di competizione, mi trasmette come, non lo so, come una danza che fanno comunque sul kimono, cioè a livello tecnico è una cosa che mi emoziona tantissimo. Ed è quello che mi trasmette, quello che mi attrae tanto è la pace che poi che comunque mi dà, perché io ti dico jiu-jitsu, fammi fare jiu-jitsu tutti i giorni, due volte al giorno, sono la persona più felice su questa terra. E poi la passione proprio per tecnica, perché non c'è un inizio e una fine, è un continuo apprendere, un continuo imparare, e questo credo che sia la cosa più bella che ci sia. Mi ha spinto a continuare? Questa è la domanda che si addice proprio in questo momento qua, perché comunque arrivo da una carriera in questo momento che diciamo non è stata nell'ambito di MMA, non è tanto stata positiva, né, per i vari risultati, e quello che mi spinge ancora adesso di voler entrare dentro la gabbia, di voler combattere, è proprio la sfida con me stessa, una pace che non ho ancora forse trovato dentro me stessa, ma proprio dentro la gabbia. Quindi quello che mi spinge ancora è proprio questo, di trovare l'equilibrio dentro di me per riuscire a trasmetterlo dentro la gabbia. L'incontro con la Mara vecchia e la Mara nuova, mettiamo così, l'incontro con la macchina del tempo di queste due me. Quello che direi alla Mara del tempo, gli direi solo di essere presente e divertirsi, di non pensare troppo a quello che gli gira intorno. Official weight 126 for Mara. Per me un buon maestro è un maestro, un coach, un maestro, vediamola magari in MMA e Jiu-Jitsu. Quello che ho imparato, quello che ho appreso in questo periodo, in questi anni, un buon maestro deve essere presente indipendentemente da vincere o perdere e indipendentemente da se sei uno dentro a 100 atleti che sono dentro la palestra. È proprio la presenza, e questa credo che sia una parte fondamentale. E nell'ambito del jiu-jitsu un buon maestro è quello che non ti dà mai, ti lascia andare a casa con mille domande nella testa, e quindi la voglia sempre di, quella che ti trasmette proprio la voglia della domanda, perché vuoi sapere sempre di più su magari una tecnica che ha fatto o su una cosa che ha spiegato. Questo è un buon maestro. Perché una ragazza si dovrebbe avvicinare all'MMA o al jiu-jitsu? Partiamo dal jiu-jitsu. Il jiu-jitsu, credo, come ho detto anche prima, per la donna, secondo me è uno sport femminile 100%. Dico questo perché sennò vediamo sempre la lotta come uno sport da maschio. E innanzitutto che poi, cavoli, è un buon allenamento a livello tecnico, a rispetto, perché comunque sul tatami credo che la cosa principale, una volta che metti il piede, è il rispetto di chi c'hai di fronte. Può essere anche una difesa personale, per comunque se dovesse capitare sei capace di difenderti, e poi quello che ti trasmette l'emozione, cioè comunque di sorridere. E per una donna, ripeto, credo che il jiu-jitsu sia lo sport assoluto. Mentre per l'MMA, avvicinarsi all'MMA, questa è una bella questione, perché diciamo che sono due sport diversi. Nell'MMA ti deve piacere e devi accettare di dare colpi, quindi pugni, e di ricevere pugni, perché non esiste che ok, vado a fare MMA, voglio solo picchiare, perché non è questo il tuo sport. Quello che secondo me si dovrebbero avvicinare è proprio l'accettarsi, accettare di prenderle, quindi magari di cadere, di rialzarsi e di darle. E questo credo che sia la parte fondamentale. Se hai dentro se non c'è dentro di te un fastidio, perché il prendere pugni comunque dà fastidio, ma il sapere accusare, accettare per poi farlo ritornare, quindi in questo caso di dare i pugni, e questa è la vita, perché se comunque prendi un pugno, cadi, o adesso ho preso un pugno come una brutta notizia, o quello che è, essere capaci di ribaltarla,
Quindi se sei capace di accettare questo e ti vuoi avvicinare per quello che è l'MMA, è la vita. Ed è questo quello che poi ti mette in gioco dentro la gabbia. Che cosa pensi di Italia BJJ? È un bellissimo progetto, è un bellissimo che comunque non si occupa solo di arti marziali, in questo specifico solo neanche di solo di BJJ, ma è un progetto bellissimo, è un progetto che può dare grandi opzioni, trasmettere tecniche, trasmettere magari solo anche pensieri, solo come adesso che abbiamo fatto, che siamo trovati, anche solo conoscere anche le altre persone. E lo appoggio perché appoggio 100% questo, come adesso siamo arrivati in una situazione che anche con online, anche trasmettere anche solo un video credo che sia la cosa più importante in questo periodo. E sono contenta di farne parte e sono contenta di appoggiare, quindi sono qua e spero di riuscire a dare le stesse emozioni anche tramite questi video che faremo con Italia BJJ. Thank you.